start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Odyssey, Your Space, Your Way. Un gioco che mi è stato gentilmente mandato da 505 Games, o 505 Games, insomma, che ringrazio. Ed è un gioco che si divide sia tra il cooperativo che il single player. Ed è un gioco che ricorda un pochino, a me ricorda un po' Astroneer. Comunque è uscito il 25 di aprile, costa $19.99 ed sarà disponibile in Early Access per almeno un anno con nuovi sistemi solari. Insomma, quello che andremo a fare è andare a minare risorse, craftare equipaggiamento per la nostra nave e viaggiare nello spazio. Io ho deciso di cominciare con una partita che avevo già incominciato. Si può giocare in free mode, in storia, che ovviamente non è completa, o in tutorial. Io ora sono nella modalità tutorial. Vi dico, il gioco si presta bene per il pad, io gioco con mouse e tastiera ovviamente, come al solito. Ora c'è un tedioso, quello un po' tedioso, robottino che ci consente di capire che cosa dobbiamo fare. Ora, quello che ci sta dicendo è che dobbiamo andare a fare dell'ossigeno. La prima parte di missione era in un altro sistema, era a Giove, ora siamo nei dintorni di Saturno, e abbiamo dovuto recuperare del metallo. Ora andremo a fare dell'ossigeno. L'ossigeno non ce l'abbiamo ancora e lo andremo, intanto io parlo perché intanto mi sta presentando il robottino quello che devo fare. Noi recupereremo del materiale all'esterno di questa nave, lo vedete là che fluttua nello spazio, per poi costruire un generatore di ossigeno e poi andare a creare appunto l'ossigeno dall'acqua. Scaveremo tutto perché le risorse in più le andremo a utilizzare per costruire appunto quell'oggetto lì, quel tavolo da lavoro. Ora vi faccio vedere che premendo col tasto centrale del mouse si va in questa modalità che ci fa vedere che cosa abbiamo intorno e scaveremo tutte queste risorse, mentre invece cliccando con il tasto destro mettiamo il cappuccio, diciamo, la nostra nave, vediamo dove stiamo viaggiando, mentre col clic sinistro possiamo vedere le strutture che noi possiamo utilizzare all'interno della nave. E pensate, tutto questo giocato magari in cooperativa in compagnia di un amico. La temperatura, l'ossigeno, la CO2 e le radiazioni. Questo è molto importante perché ad esempio qui abbiamo il generatore di ossigeno che è quasi finito. Qua vedete questi aeroplani, diciamo, di carta che non volano perché ossigeno è finito e quindi qui andrà lentamente a finire. Ovviamente non finirà adesso qui nel tutorial, ma finirà in una vostra partita, quindi dovremo andare a fare ossigeno, raffinarlo appunto dall'acqua e buttarlo qua dentro, il tutto con la possibilità di giocare in cooperativa con amici. Ora premiamo il tasto F, tenendolo premuto andiamo su collect. Il collect ha una funzione simile a quella vista in Astroneer, cioè col tasto sinistro raccogliamo, col destro buttiamo fuori. Quindi noi adesso andiamo a spolpare completamente questo asteroide. È un po' clunky come sistema di controllo perché bisogna andare proprio vicino vicino e tenere premuto il tasto sinistro del mouse, e vedete che lo scaviamo pian piano. Non c'è, da quello che ho visto, o almeno non me lo ha presentato il tutorial, la possibilità di volare in verticale, quindi adesso ci stiamo muovendo su un unico asse. Intanto abbiamo raccolto e ci dice che è exhausted, quindi è finito. Ora andiamo, non è bellissima sta cosa che si vede che cammina nello spazio, ma va bene. Ipossia. E potresti andare avanti a scavare. Ma abbiamo un piccolo problemino. Ok, praticamente sì, ci sta dicendo sì, questo non me lo ricordavo. Dobbiamo andare a riempire l'ossigeno. Ci prenderà solo qualche secondo, ma saremo in grado di riempire di nuovamente l'ossigeno. Ok, possiamo andare. Quelli a livelli non so cosa siano, ma probabilmente ci verranno spiegate dopo nel tutorial, ma quello che voglio fare con questo video è farvi vedere le basi del gioco. Andiamo a riselezionare Collect. Adesso tecnicamente non dovrebbe più disturbarci la quantità di ossigeno perché appunto è un tutorial, quindi non finisce. Ovviamente dovete tenere conto che l'idea è molto bella, anche calcolando che lo potete giocare con amici, quindi in due, tre, insomma, è carina come idea. Ovviamente dovete essere pronti al fatto che non è un gioco completo,
quindi non ci saranno tanti sistemi all'inizio. Adesso qui siamo nel sistema solare, però andando avanti, adesso poi ve lo farò vedere, perché potete guidare la nave un po' come l'abbiamo già vista guidare anche su altri giochi bidimensionali, insomma con la vista dall'alto, un po' come Stationeer, per dire. Abbiamo la nostra nave principale, che è il nostro hub, che possiamo ancorare la nostra nave e trascinarla nei pressi della nostra diciamo luogo di estrazione. E inoltre poi dobbiamo fare anche attenzione al carburante della nave, che non deve finire, e quindi dobbiamo rifornire anche quello, oltre che rifornire all'interno della nave anche l'ossigeno ed evitare che la CO2 ci uccida. Ora qui miniamo l'elio, qua all'interno ci muoviamo più lentamente. Ok, perfetto, abbiamo minato tutto anche quello. Ora dovremmo aver finito, adesso premendo questo posso andare a vedere, sì, direi che abbiamo finito. Vado a finire le ultime parti del mio minaggio dell'asteroide. Dovremmo aver finito, tecnicamente. Infatti ce lo dice anche questo fastidiosissimo robottino. Ora che abbiamo raccolto tutte le risorse da questi asteroidi, torniamo sulla nave e ci farà vedere come convertire il ghiaccio in, ovviamente, idrogeno e ossigeno. Sta finendo anche l'ossigeno, quindi risaliamo a bordo. Ok, hai notato? Vabbè, sì, insomma, dice di pulirsi le scarpe prima di entrare. Ora dovremmo avere anche fame, quindi tecnicamente qui si andrà a raccogliere anche il cibo. Ora vedete che ci segna splitter, quindi io vado e raccolgo con collector lo splitter. Ovviamente bisogna entrare nell'ottica di questi menu che compaiono sopra gli oggetti. Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Andando a premere tab si apre questo menu che è il nostro inventario. Andando a scegliere uno di questi e chiudendo possiamo buttare fuori col tasto destro l'oggetto, ma adesso a noi interessa usare lo splitter. Abbiamo lo splitter, dobbiamo adesso costruirlo, quindi dobbiamo piazzarlo. Adesso aspetto che ovviamente mi dia l'ok. Eccolo lì. Riseleziono l'oggetto. Sì, l'ho trovato un po' ostico questo aspetto qui, perché QED lo posso orientare, lo posso muovere. Ok, ora prendendo in mano il nostro... No, basta. Prendendo in mano il nostro... oggetto, diciamo, per prendere i materiali, possiamo andare premendo il destro a buttare quello che serve in automatico, che viene preso in automatico. Vedete che ci serve plastica, ci serve glass, abbiamo fatto tutto. Ora abbiamo costruito tutto quello che serve. Ora buttiamo all'interno l'acqua che abbiamo, quindi dice water ice, butto l'acqua. Vedete il ghiaccio che è lì al centro. Va bene. Sì, ovviamente questo è lentissimo a spiegare le cose, appunto per farci leggere e tradurre bene, per una volta che i testi non sono veloci. L'ossigeno è richiesto ora. Io l'ho già buttato dentro. No, non ancora. Quindi buttiamo l'ossigeno. Vedete che sto buttando ossigeno all'interno. Si riempie un pochino ancora, dice. Ok, a questo punto dovrebbe essere abbastanza. Abbiamo, ok, ora vedete che in alto, e questa è la base del gioco, ci ho messo un attimo a capire, vedete che ci sono due voci, oxygen e hydrogen.
Adesso appena il bottino permetterà di fare, con la rotella del mouse possiamo andare a scegliere uno dei due e quindi andare a prenderlo, estrarlo. Però intanto ci sta raccogliendo tutto la... ci sta raffinando l'acqua. Ci sta spiegando che ovviamente questo è quello che vi ho spiegato prima, lì è vuoto e appunto questo è il deposito dell'ossigeno, questo è la ventola che lo diffonde e va a riempire la nave di ossigeno consentendoci di vivere qui dentro senza la tuta. E, però ci dice non preoccupati, al momento l'ossigeno c'è, tra l'altro possiamo andare anche a verificarlo, temperatura, ossigeno ce n'è abbastanza, quindi uno, non tantissimo, però va bene. E viene connesso in automatico appunto questo serbatoio con il diffusore più vicino. Ora non funziona, avrebbe adesso appena andiamo a prendere l'ossigeno funzionerà e inizierà a rifunzionare anche il diffusore. Andiamo allo splitter e raccogli 100 di ossigeno. Vedete che adesso io prendo il mio splitter, vedete che mi fa scegliere, io prendo oxygen e lo prelevo. Lo prelevo tutto e vado a buttarlo poi nel serbatoio col tasto destro. Ho preso anche dell'idrogeno, ma vabbè. Adesso io con il questo scelgo oxygen e lo butto e lo riempio. Vedete che va a riempirsi. La ventola ha ricominciato a funzionare, lo si capisce da quegli aeroplanini di carta che galleggiano sull'aria, e si è riempito un po', non tantissimo, però dovrebbe essere abbastanza per il momento, come dice il robottino. Ora, abbiamo visto l'estrazione dei materiali, abbiamo visto come funziona la costruzione, la raffinazione, e qua si va a guidare la nave. Ora, come ultima cosa, vedete quella che fluttua tutta colorata è la nostra nave principale che ad inizio tutorial è in occultamento. Dobbiamo attraversare, vedete, poi ci muoveremo così. E questo è il tutorial, insomma, poi all'inizio del gioco vi fa scegliere tutorial, free mode e la storia ovviamente non è completa, la free mode potrebbe essere interessante da giocarla in cooperativa in modo completamente libero. Ovviamente è un gioco che sarà completamente godibile solo quando il gioco uscirà, quindi l'anno prossimo, però al momento magari io non so dirvi quanti contenuti abbia, può essere interessante, magari 19 euro se vi piacciono un casino questi giochi, se no valutate uno sconto, insomma, soprattutto se volete prenderlo con un amico, e con un amico secondo me è più godibile. Noi quando andiamo qua possiamo usare, adesso non me lo fa fare, sì, si può trascinare questa nostra nave, non so dove, non so perché, soprattutto perché il tutorial non me l'ha ancora spiegato. Comunque vedete che noi intanto consumiamo carburante, stiamo portando però la nostra nave qui. E qui abbiamo Nettuno. Nettuno produce carburante. Quindi praticamente con la E andiamo ad esplorare e arriviamo nell'area di Nettuno. E qui ci insegnerà il tutorial a raffinare il carburante da buttare nella nave con un altro sistema di inserimento, probabilmente sarà questo, per poter continuare i nostri viaggi. Adesso vedete che fuori c'è oro. C'è del ferro, c'è un sacco di roba a dire la verità, c'è elio, vetro, elio, c'è soprattutto elio. Quindi praticamente ora il tutorial ci spiega che dobbiamo, ci deve dare il progetto della costruzione della Room Creation Utility e dell'airlock, che diventa interessante come cosa. Go and collect. Collect o plan? No, collect. Voglio raccogliere questo. Perché mi stai facendo questo? È ancora un po' clunky come cosa. Ok, ho preso l'airlock e ho preso tutto. Vedete che, ripeto, probabilmente col pad è un'altra cosa. Questi sono dei caloriferi, si possono accendere o spegnere, si vede la resistenza sotto. Se lo metto via potrei interagire, ma non me lo lascia fare perché siamo nel select. Posso costruire una nuova
Room Creation Utility. Quindi posso usare la Room Creation Utility in your backpack. Quindi praticamente abbiamo Room Creation Utility. Sì, Room Creation Utility me la fa creare. Interessante. Quindi io faccio così. No, non è quello che vuole. Scusa, dovevo andare in questa modalità, no? Col tasto destro? No? No, non è quello che volevo. Ok. Ok, me la sta facendo? Sì, c'è solo da capire. Ah, devo fare qua. Ok. Non era quello che voleva. Vabbè, insomma, abbiamo visto anche la costruzione delle stanze. Ragazzi, questo era Odyssey. Se vi piacerebbe vederlo ancora, fatemi sapere. Per intanto, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, come al solito. Alla prossima e ciao ciao.